Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del set point di massa grassa, cercheremo di capire che cos'è e se possiamo fare qualcosa in merito. Allora, generalmente il set point di massa grassa non è altro che un livello di BF, quindi una percentuale di massa grassa che il nostro corpo reputa come normale, quindi a cui il nostro corpo tende e tenderà sempre. È data in parte dal nostro patrimonio genetico e in altra parte dal nostro comportamento alimentare e la nostra composizione corporea durante la fase di sviluppo. Quindi se siamo stati un po' cicciottelli o obesi durante il periodo dell'adolescenza, il nostro set point sarà tendenzialmente alto, che vuol dire che molto banalmente il nostro cervello pensa che un set point lievemente alto sia normale e tenderà sempre a quello. Che cosa comporta questo da un punto di vista pratico? Semplicemente il fatto che durante un periodo di restrizione calorica il nostro corpo, una volta che scenderemo sotto questo set point, inizierà a utilizzare tutta una serie di meccanismi per tornare a questo livello di massa grassa. Quindi se il nostro set point banalmente è del 15%, allora questo vuol dire che sotto il 15% iniziano già ad attivarsi tutti i processi di allarme del nostro corpo che tenderanno a tornare al 15%, quindi banalmente un abbassamento del metabolismo basale e una diminuzione di quello che è il nostro output energetico, del nostro NEAT, sensazione di fame, sensazione di letargia e via discorrendo. Viceversa, se siamo più fortunati, il nostro set point di massa grassa è del 10%, allora dovremo aspettare fino a scendere sotto il 10% per avvertire tutti questi ostacoli alla fine che il nostro corpo va a mettere alla fase del dimagrimento. Quindi molto semplicemente, più è alto il nostro set point, più avremo difficoltà a raggiungere una BF molto bassa. Però la nota positiva è che il set point non è necessariamente fisso, nel senso che possiamo utilizzare dei sistemi per andare ad abbassarlo nel corso degli anni. Ora ultimamente si sta avanzando il concetto di settling point, proprio per differenziare questi due concetti. Il settling point non è altro che il set point che noi creiamo nel corso di anni grazie alle nostre abitudini, grazie al nostro modo di vivere in generale. Ora, come abbassare quindi effettivamente questo nostro set point, che è quello che banalmente, come vedete da Instagram, io sto facendo nel corso degli anni, quello che dobbiamo fare è semplicemente alternare dei periodi di deficit, dei periodi di restrizione calorica di cut a periodi di bulk. Ossia, io faccio una prima fase di cut, se il mio set point per esempio è del 15% e scendo sotto al 10%. Da qua risalgo gradualmente e il mio scopo in questa fase di risalita è quello di tornare a un livello più basso del 15%, quindi per esempio un 14%. Ovviamente non potremo mai essere tanto precisi, ma dovremo basarci su quello che è lo specchio e su quelle che sono le poche rilevazioni che possiamo fare da un punto di vista corporeo. Comunque il mio scopo sarà quello di tornare al 14% con un input calorico analogo a quello che avevo prima, quello che avevo quando stavo al 15%. Difatti è la coesistenza di una certa BF e un input calorico roseo che permette al nostro cervello di riconsiderare quello che è il nostro set point. In altre parole, se io mi metto al 10% e mangio poco e continuo a mangiare poco per rimanere a questo 10%, il mio corpo continuerà a far entrare in scena sempre più armi, giocarsi tutte le armi che ha a disposizione per tornare dannatamente a questo 15%, perché quello che sto facendo è dirgli: ehi guarda, sto al 10% e questo 10% corrisponde ad una fase di carestia. Quindi stai in una situazione in cui è assolutamente una situazione di allarme, il nostro corpo non si arrenderà ed anzi la situazione ci porterà a una depressione da un punto di vista metabolico. Quindi arriviamo a questo 10%, risaliamo gradualmente, stiamo al 14%, quindi abbiamo fatto una massa un po' più pulita rispetto all'anno scorso. Benissimo, affrontiamo un nuovo periodo di definizione. In questo caso sarà molto più facile scendere per esempio all'8%. Una volta raggiunto questa top condition all'8%, risaliamo gradualmente e il nostro scopo sarà quello di fare magari un periodo di bulk intorno al 12-13%. Quindi il gioco continua da questo punto di vista e quindi sostanzialmente alternando cut e bulk, fase di massa, fase di definizione, quello che andiamo a dare sono progressivi segnali al nostro corpo che anche verso il 12-13%, magari anche all'11%, non deve assolutamente stare in allarme, perché a questo livello c'è una situazione florida, non è una situazione di allarme, può stare tranquillo, quello che non andremo a estinguerci, perché poi tutto parte da questioni di sopravvivenza della specie. Quindi niente, questo è un po' il discorso riguardo al set point: alternate fasi di cut e fasi di bulk con lo scopo ogni anno di stare leggermente più tirati. Questo logicamente se avete bisogno di abbassare il vostro set point. Io, come ho scritto l'altro giorno, ho fatto la DEXA, sono all'8%, sto al livello di BF che avevo l'anno scorso e ci sono arrivato molto più tranquillamente, grazie anche ovviamente a tutta la preparazione che ha fatto Giorgia, però ci sono arrivato molto più tranquillamente, sono molto più pieno di
energie e logicamente ci ho messo anche meno tempo, proprio perché il mio corpo non è entrato in una fase di allarme così importante come era l'anno scorso. Lo sto gradualmente abituando a stare tranquillo anche a livelli di BF più bassi. Questo però, mi raccomando, con un'alternanza di periodi di cut e di bulk, non rimanete in restrizione alimentare per troppo tempo. Quindi questo è tutto, io vi invito a fare tutte le domande qua sotto, come al solito, e detto questo ci vediamo al prossimo episodio.